Direi che possiamo cominciare. Intanto do il buon pomeriggio a tutti. Siamo nella sede di Confapi Ancona per questo appuntamento e qua cercheremo di capire se è vero che gli imprenditori sono come gli sportivi, cioè non mollano mai. Questa è l'idea dalla quale siamo partiti con il direttore di Confapi Ancona, Michele Pichieni, che è qui a fianco a me. E con il quale appunto abbiamo pensato e ideato questa iniziativa, ovviamente grazie al lavoro di tutto lo staff di Confapi Ancona, di Barbara Razzi, Karate Leader Formazione. Direttore, giusto un saluto, poi andiamo dai nostri ospiti. Io sarò velocissimo, ringrazio tutti, ringrazio Maurizia che è qui con noi oggi, che ci ha permesso di creare questa cosa. Vedo che cominciate a essere numerosi, non mi voglio dilungare sui saluti e vi ringrazio per quello che state facendo anche in qualità di associati di Confapi. Vi ringrazio e lascerei la parola alle istituzioni che Grazie credo sono tutti quanti collegati. Grazie. direttore. Prima di lasciare le parole alle istituzioni, come diceva Michele Montecchiani, il nostro direttore, intanto io saluterei la nostra ospite d'onore, insomma, la grande campionessa, oggi anche imprenditrice, formatrice, Maurizia Cacciatori. Ciao Maurizia, grazie di essere qui. Ciao a tutti, buon pomeriggio, è un piacere fare squadra oggi con voi, quindi sono molto contenta. Anche perché appunto questo interrogativo, questa domanda, questa provocazione che oggi Confapi Ancona pone sul tavolo, cercheremo proprio di risolverla con te, visto che hai una grandissima esperienza di campo, insomma, sei stata votata la migliore palleggiatrice del mondo, ma oggi, insomma, dopo tante esperienze con i club, con la nazionale, hai vinto tantissimo, oggi appunto lavori a fianco delle aziende e le aiuti a ragionare proprio su questi temi. In senso chiaramente più ampio, l'ho visto che siamo all'interno appunto di Confapi Ancona, siamo all'interno del grande cappello, del grande ombrello della Confapi. Noi siamo davvero onorati oggi di avere con noi il nostro presidente nazionale, Maurizio Casasco, che oltre che essere appunto il presidente di Confapi, è anche un uomo di sport, perché insomma, oltre che essere un medico, è il presidente della Federazione Medici Sportivi Italiani. Quindi, presidente, doppiamente grazie. Lei, insomma, è in tema per tanti motivi questa sera. No, buongiorno a tutti voi. Allora, insomma, dicevamo, presidente Casasco, ecco, se ci vuole un po', provare a dare la sua lettura su questa questione. È vero, secondo lei? Proviamo a rispondere subito. È vero che gli imprenditori sono come gli sportivi perché non mollano mai, soprattutto in questo periodo? Intanto faccio i complimenti ad Ancona, al presidente Montecchiani. E tutti voi per questa iniziativa che è molto bella, molto carina, poi esce un po' dagli schemi, anche se molto vera la cosa, e ovviamente una grande campionessa come la Cacciatori. Ma beh, insomma, io direi che ci sono i bravi sportivi e i bravi imprenditori e quelli che sono un po' meno bravi sportivi e un po' meno bravi imprenditori, per essere, voglio dire, onesto. E poi devo dire che forse sugli imprenditori direi che la tenacia, non perché la rappresentiamo, Confapi, come voi sapete, rappresenta la piccola e media industria privata e quindi il piccolo imprenditore industriale privato è sicuramente tenace, voglio dire, si occupa molto meno di finanza, si preoccupa molto meno della sua, investe nella sua azienda, non investe i suoi soldi spesso e non quelli che gli arrivano dalla finanza e quindi è sicuramente, però in senso assoluto è evidente che la tenacia degli sportivi, particolarmente quelli di massimo livello, devo dire, e quindi che sono impegnati al raggiungimento, impegnano anni per raggiungere un risultato olimpico di un campionato internazionale, e quindi è un sacrificio, voglio dire, perché dietro ogni successo c'è un grandissimo sacrificio, ma dietro anche un grandissimo sacrificio c'è anche una grandissima gioia di fare quel sacrificio, per cui non è una sofferenza quel sacrificio. Quindi anche nel lavoro, lavorare non è un sacrificio, è un piacere, è un orgoglio. Investire il proprio tempo, i propri denari e rischiare è una cosa importante. E anche nel mondo dello sport, ovviamente, si rischia. Il rischio è una caratteristica dei giovani, e così è una caratteristica anche degli imprenditori. Purtroppo, è un fatto preoccupante che anche i nostri giovani in Italia. Non solo non fanno in tanti, abbandonano lo sport come abbandonano la scuola e quindi dobbiamo fare un'analisi anche sotto questo aspetto, ma non rischiano neppure perché quando tu vai in università
e gli chiedi quanti vogliono fare gli imprenditori, sono sempre meno quelli che alzano la mano. E quindi questo vuol dire che non c'è un supporto, soprattutto una cultura che parte, voglio dire, anche dalla scuola, che parte dalle famiglie, che parte dal sistema. E c'è una cultura ideologica anti-imprenditoriale che da decenni persegue il nostro paese. Voglio dire, negli Stati Uniti, dove io ho vissuto, è evidente che anche il fallimento viene considerato un'esperienza. Qui diventa considerata una tragedia. E poi uno cambia lavoro senza drammaticità, così come il posto fisso o il lavoro fisso deve essere, è una condizione che, e la tutela di quello deve essere fatta solamente in Italia per legge o per altre situazioni di tipo sociale. Il posto viene garantito da altri, in altri paesi, giustamente sulla base del merito, della competenza, della ricerca e della conoscenza che viene continuamente affrontata, così come nello sport c'è il successo viene fatto da un continuo giornaliero, non solamente allenamento, ma anche nel perseguire anche tutte le conoscenze di quell'allenamento, appoggiandosi ovviamente magari a un allenatore, appoggiandosi a tutta una struttura che deve essere sempre più di equipa e quindi meno individualista, e anche un'apertura anche nel mondo dello sport deve essersi l'apertura al mondo della conoscenza. Abbiamo visto in tanti campi dove spesso c'era solo l'allenatore, vuol dire che viaggiava e allenava pur nei successi come magari un decennio prima. E così anche nella scuola. È incredibile come nella scuola, ad esempio, anche gli insegnanti, la maestra elementare, anche inconsapevolmente, insegnino come 10 anni fa o come 15 anni fa. Così come il professore universitario, ho proposto che dopo mezz'ora che ha fatto una lezione, un professore universitario deve pubblicare le sue slide su internet, perché diversamente propone la stessa lezione di 5 anni prima. E così quindi deve esserci una ricerca, un rinnovamento, che spesso arriva più facilmente dagli atleti nel mondo dello sport, che cercano e chiedono, perché fanno i loro sacrifici e chiedono per raggiungere il successo in qualcosa e essere al pari con quelle che sono le conoscenze del mondo. Io credo che anche all'interno del nostro sistema olimpico dovrebbe esserci una maggiore partecipazione. Faccio parte del Consiglio Nazionale del CONI da anni, dovrebbe esserci una maggiore partecipazione in quello che è la ricerca, vuol dire in campo medico, in campo biomedico, in campo universitario, utilizzare anche la conoscenza di altri paesi. La Federazione Microsportiva utilizza, ha dei rapporti straordinari con le università più importanti del mondo, con Stanford, NYU, Harvard, eccetera, e quindi vedo come ad esempio negli Stati Uniti tanti sport, dal basket al baseball, eccetera, utilizzino la conoscenza universitaria. Qui in Italia siamo un po' indietro, purtroppo abbiamo delle capacità straordinarie per cui riusciamo anche, voglio dire, a supplire su questo passaggio, però non so fino a quando. Così anche nel mondo del lavoro è la stessa cosa, l'investimento in capitale umano è fondamentale. Oggi parliamo moltissimo di 4.0, di processi, però oggi affrontiamo un mondo della sensoristica, della robotica, dell'intelligenza artificiale, del computer quantistico. Ma prima che investimento in capitale materiale, è fondamentale l'investimento in capitale immateriale, cioè nel capitale umano, proprio nella riqualificazione dei manager, degli imprenditori, che involontariamente non si rendono conto con la velocità che viaggia al mondo, e quindi la competitività passa attraverso la formazione, quella vera, non quella finta, ma quella con verifiche importanti. E così anche nel mondo dello sport la conoscenza e l'applicazione e la conoscenza da parte dei sistemi di allenamento, ma soprattutto sulla spinta degli atleti. Ecco, io dico che le cose che accomunano sono, da una parte, che ci sono gli atleti che spingono perché i loro sacrifici siano, direi, messi in condizioni di essere ottimizzati attraverso l'ampliamento della conoscenza di tutti i sistemi, dai campi d'allenamento alle strutture, al sistema medico, alla tutela, tutto il resto, anche il sistema economico, se vogliamo dirlo. Quindi in fondo, ma comunque è una conoscenza globale a sistema. E l'imprenditoria, altrettanto, specialmente quella che rappresentiamo, cioè di quella piccola e media privata, parte dalla necessità uguale di spingere perché vengano date dal sistema pubblico, ma anche sul supporto, ovviamente, perché si è aiutato dal sistema privato, la messa a terra dei vari sistemi, delle varie conoscenze per poter reggere la competitività internazionale. Ecco, con questo spirito io credo che oggi
e così ho terminato l'iniziativa fatta da una grandissima atleta che è stata capitana e non si è leader a caso, voglio dire, o per nomina, così entro anche nel vostro tema, ma si diventa sulla base di ciò che uno riesce a costruirsi e a trasmettere soprattutto, perché una delle cose più importanti è ciò che uno riesce a trasmettere nella propria conoscenza. Ecco, questo è un fatto molto importante e vi devo dire anche un fatto, anche da medico lo dico, ma parte tutto questo dall'asilo. Io ho proposto, e non lo dico io, lo dicono i più grandi economisti del mondo, Nobel per l'economia, dove la conoscenza, il desiderio di conoscenza e l'attrattività nasce proprio dai primi anni di vita e quindi viene la voglia, voglio dire, di conoscere e quindi viene voglia di studiare, viene voglia di andare avanti nella scuola e poi dovremmo intervenire anche perché come la scuola dovrebbe essere attrattiva. Ma è così anche nello sport, voglio dire, è dei primi anni di vita che nasce questo desiderio di crescere e questa è una cosa bellissima che accomuna i due mondi. Quindi avete fatto un'iniziativa bellissima, avete una leader. Quando uno è leader, voglio dire, è leader sempre. Io ho vissuto negli Stati Uniti, ho un figlio che ha studiato negli Stati Uniti, è giovane, ha fatto Harvard anche lui. E la prima cosa, quando entri ad Harvard, si dice, ma io voglio ad Harvard per avere un posto nella vita, ti bocciano. Quindi vuoi entrare dentro e per dire, io voglio trasmettere la mia conoscenza. Perché in America chi è capitano di una squadra, della squadra dell'università, ha dei vantaggi sulla stessa università, sul percorso di studi? Mica perché come all'italiana, perché una gioca pallone e gioca nella Roma o nell'Inter, allora questo deve andare nella Juventus, così entriamo nel merito, deve ottenere dall'università qualche cosa. No, perché è leader. E se uno è leader, può essere leader nella musica, può essere leader nel teatro, può essere leader nello sport, può essere leader in qualsiasi campo, ma quando è un leader dà qualcosa alla società. E quando uno è leader, lo è leader in tanti campi, perché è capace di acquisire conoscenza, ma soprattutto di trasmettere agli altri. Questo è ciò che fa crescere un paese, che fa crescere un'economia, ma fa crescere una società in termini democratici, soprattutto in termini proprio di crescita sociale del paese. Quindi questa coniugazione tra sport e economia è bellissima, avete una leader bravissima che l'ha dimostrato di esserlo, sarà tutta la vita leader. Quindi devono essere seguiti questi insegnamenti, questa trasmissione di conoscenza che lascio a lei. Devo dire, io ho fatto solamente un preambolo così abbastanza, direi, approssimativo, perché è un tema da approfondire con grande attenzione. Vi lascio una buona giornata e un buon lavoro, perché sicuramente sarà sicuramente produttivo. Grazie, grazie mille Presidente. Ovviamente se vuole rimanere con noi e eventualmente anche intervenire... Devo scappare perché faccio il segretario di redazione. Non solo il Presidente, sapete che il 21, così cominciamo a lanciare... Lo dica Presidente, che io non vedo l'ora. Parte Radio Confapi, che è la radio via web, che potete già scaricare dai telefoni di Apple, da chi ha il telefono Apple e da domani credo anche di chi ha Android, Radio Confapi, lo scaricate, per adesso c'è musica, dal 21 nasce Radio Confapi. In questo caso io faccio non il Presidente, c'è cioè già un direttore, uno staff, partecipo fino a tarda sera, mi sono dato il ruolo, mi hanno accettato, perché da leader mi hanno accettato anche in questo ruolo, faccio il segretario di redazione. Buona giornata a tutti e vado a lavorare. Grazie Presidente, buon lavoro. Caricate Radio Confapi. Radio Confapi, assolutamente. Adesso magari non si sono potuti collegare se non caricavano Radio Confapi sui telefoni presto. Grazie anche al Presidente Casasco per i tanti spunti che ci ha dato, perché ha toccato delle parole chiave importantissime che nel corso di questa oretta che staremo insieme sicuramente approfondiremo proprio con Maurizio Cacciatori e con tutti voi chiaramente, che se vorrete intervenire sicuramente sarà gradito. Quello che, insomma, tra le cose che diceva il Presidente Casasco, una direi molto importante è che sostanzialmente non è più il tempo dell'improvvisazione. Presidente Giorgetti, quindi vengo da lei, sono presidente di Confapi Marche. Diceva il presidente Casasco, il merito, il sacrificio, il rinnovamento per il mondo degli imprenditori, la formazione. Noi di fatto siamo qui per questo, insomma, ci stiamo allenando, come sicuramente direbbe anche Maurizia, perché fare formazione significa fare allenamento. Presidente Giorgetti. Buonasera a tutti, mi sembra che abbiamo messo su un bel evento, soprattutto un tassellino molto importante in quello che è un percorso di crescita
che deve passare necessariamente tramite aspetti formativi. Di questo credo che il nostro mondo imprenditoriale costituito di piccole e microimprese abbia una grandissima necessità. Per poter ampliare il raggio d'azione, per poter far crescere le nostre imprese, bisogna crescere culturalmente. Senza crescita culturale non c'è questa possibilità. Aggiungo poche cose a quelle che ha detto il nostro presidente nazionale, che fa sempre degli interventi molto centrati e molto consapevoli di quella che è la realtà che ci circonda. E un momento di formazione come questo è molto importante, perché è vero che gli imprenditori non mollano mai come gli sportivi, come i capitani delle navi rimangono a bordo fino all'ultimo momento, ma una cosa che devono imparare a fare gli imprenditori italiani e soprattutto quelli marchigiani è fare team. E io credo che una sportiva come la Cacciatori questa cosa ce la possa insegnare, perché non basta essere leader, bisogna anche saper circondare e polarizzare intorno a sé un bel team, e nel caso degli imprenditori bisogna fare qualcosa che gli sportivi normalmente non fanno, ma è fare team anche con le altre squadre. Diciamo che questo lo fanno quando poi, per esempio nel calcio, mettiamo insieme tutti i nostri migliori campioni per esprimere la nazionale, o nella pallavolo mettiamo insieme tutti i nostri campioni per esprimere la nazionale e via discorrendo. Ecco, fare team fra team è una cosa che noi imprenditori italiani, marchigiani in particolare, risulta estremamente difficile, mentre in uno scenario globale come quello del terzo millennio è diventato praticamente indispensabile, altrimenti ci facciamo schiacciare dalla macchina. Quindi spero che nel suo intervento la Cacciatori abbia qualche buona indicazione anche su questo aspetto, che lo considero un elemento fondamentale per essere dei buoni leader e per poter far crescere tutto l'intorno nel quale noi viviamo. Non voglio portare via altro tempo, perché credo che sia molto più importante ascoltare. Quindi ringrazio tutti e un buon lavoro a tutti quanti. Grazie, grazie mille anche a Giorgio Giorgetti, nostro presidente di Confapi Marche. Io approfitto per salutare, perché lo vedo collegato, il presidente di Confapi ancora, Michele Bencarelli, e poi un altro grande campione come Andrea Tonti, che insomma fa parte della famiglia di Confapi. Quindi ciao Andrea, poi magari ci sentiremo anche nel corso del pomeriggio. Maurizio, io a questo punto insomma devo dire che i due presidenti ci hanno dato parecchi titoli, parecchia carne al fuoco per ragionare. Io però dico solo questo: noi abbiamo pensato insieme questa iniziativa, questo parallelismo tra sport e impresa. Perché? Perché sostanzialmente l'imprenditore, un po' come il presidente di un club, insomma di una squadra, che cosa fa? Costruisce un gruppo orientato a un obiettivo comune, che è il successo, questo inevitabilmente, sceglie le persone giuste che secondo lui sono funzionali a quel progetto, stabilisce, appunto definisce gli obiettivi e dà le giuste regole, insomma, per arrivare all'obiettivo. Questo succede sia nell'impresa che all'interno di un club, quindi di un team sportivo, di qualsiasi sport di squadra riguardi. È così, Maurizio? Insomma, siamo lì? Io chiaramente mi rivolgo a te, che dicevo all'inizio, sei stata insomma una grandissima campionessa, capitana della nostra nazionale di pallavolo, migliore palleggiatrice al mondiale del 98, hai vinto tantissimi trofei, ora lavori con le aziende. Dicevo, regge questo parallelismo? Regge assolutamente. Io sono assolutamente consapevole di essere stata una donna che ha vinto molto nello sport, anche se credo che, a mio avviso, lo sport è un simulatore di lusso della vita reale, e io mi sono sempre sentita una privilegiata. È vero che ho vinto tantissimo, ho vinto tantissimi trofei, ho giocato Olimpiadi, ma credo che la più bella eredità, la più grande eredità che la pallavolo mi abbia mai dato, siano quelle skill, quelle emozioni, quel saper mettere coraggio in tutte le cose che ho affrontato nella mia vita. Io sono uscita di casa molto giovane, sono diventata grande subito, perché a 16 anni ero già in un team di Serie A. Il fatto di allenare l'empatia, la consapevolezza di dare valore alle persone che facevano parte del mio team. Quando prima si parlava di leader e di team, il leader non esiste se non ha un team nel quale crede fermamente, perché il leader ha questa caratteristica di avere forse
una capacità di comunicazione, di costruzione, di mentalità molto forte, ma se non è compresa e se non è vista e capita dalla propria squadra, non ha nessuna importanza. Quindi io sono più grata al fatto di aver ereditato queste caratteristiche che sono state utili sì nel mio percorso sportivo, ma tantissimo nella mia vita oggi lavorativa, no? Che è spesso e volentieri all'interno delle aziende, perché ho la capacità e la facoltà anche di vedere velocemente quale azienda è veramente un team e quale azienda invece ha ancora tanto, no? Per crescere e essere una buona squadra, perché c'è grande differenza tra essere un gruppo ed un team. Un gruppo, un insieme di persone che fa il suo percorso sotto una direttiva. Una squadra invece è lo stesso insieme di persone che fa lo stesso percorso, ma quel percorso se lo sente suo, no? È come una seconda pelle. E quando una squadra ha questa percezione, è una squadra che ha una marcia in più. Quindi quello che io ho fatto nella mia esperienza, diciamo, adolescenziale, perché quando io sono uscita di casa non avevo nessuna idea di cosa significasse lavorare in un team. Per me la cosa più importante era fare 20 schiacciate e vincere. E invece non era così, no? Io ero una battitrice libera, nel senso, per me fare bene le mie cose bastava. Invece poi ho capito, piano piano, allenando, perché nella vita tutto è allenabile, allenando ho capito che tutto quello che facevo non sarebbe mai bastato se non avessi condiviso con tutte le mie compagne, con tutto il mio staff, il coach, il club, la cultura, la tradizione della squadra che aveva investito su di me. Sì, assolutamente, siamo in linea, anche perché direi che quello che sta dicendo Maurizio vale indipendentemente poi dalle dimensioni del numero, appunto, delle persone che fanno parte di questo team, perché magari una squadra, appunto, voi eravate 12, 14, insomma, in nazionale, in un'azienda, noi chiaramente come con Fabio parliamo di piccole aziende, però il tutto vale comunque anche per le grandi organizzazioni che sono fatte da persone. Quindi alla fine, anche quando prima il presidente faceva riferimento ai costi, no? Che comunque riguardano e vanno gestiti all'interno di un'azienda, non dobbiamo mai dimenticarci che almeno un terzo dei costi, insomma, vengono spesi per il personale, cioè, quindi è chiaro che è una voce determinante all'interno del successo, ritorniamo a quella fantastica parola che determina appunto un'azienda. Quindi Maurizio, le persone, no? questo hashtag che possiamo mettere. Assolutamente sì. Io poi, essendo nata in un team, cioè per me la concezione del team è talmente importante, la pallavolo è un gioco di squadra, no? La palla è in aria e non puoi fermare la palla, la devi comunque sempre passare, no? Questa considerazione di dare valore alla mia collega, al mio staff, era la base di tutto. E questo io l'ho allenata giorno dopo giorno. Certo, non è stato facile, no? Ci sono delle realtà dove vediamo magari delle squadre che vanno tutte sotto una stessa direzione senza mai comprendere, no? Il valore di cosa significa realmente condividere un obiettivo. Perché a volte si confonde, ci sono straordinari talenti, ma dico sempre che il talento è un dono, no? Ma il sacrificio è una scelta. Quindi quando si entra a far parte di un team, che sia di 10 persone, che sia di 5 persone, ma di una squadra, è proprio anche lo spirito di sacrificio, di comprendere qual è l'obiettivo, di essere versatile, di allenare anche l'empatia, perché non siamo tutti uguali, quindi capire chi abbiamo di fronte e cercare sempre di trovare il meglio affinché questi diciamo, queste strategie, che io dico strategie di gioco perché nella mia vita sono state tutte strategie, no? Perché dovevi cambiare velocemente, dovevi assolutamente essere pronto per il piano B, un punto di riferimento, dovevano essere comunque non solo del leader, ma di tutte le persone che facevano parte della squadra che faceva il percorso. Anche perché poi ottenere risultati significa intanto fare meglio dell'avversario, che per quanto riguarda le imprese ovviamente significa confrontarsi ogni giorno sul mercato con i propri competitor, che sono sia appunto di riferimento nazionale che internazionale.
ma ovviamente poi anche affrontare, come dire, cioè per affrontare queste difficoltà bisogna fare in modo di non avere difficoltà interne, quindi come dire, nella creazione appunto, nell'individuazione degli obiettivi che questa squadra, che l'azienda si pone, ovviamente bisogna andare tutti nella stessa direzione, quindi non sforzarsi, credo, no? Di creare, come dire, un'azienda di amici, ma un'azienda di persone assolutamente preparate, professionali, responsabili e consapevoli del loro ruolo. Assolutamente sì, anche questa è una tematica fondamentale. Io ho cambiato 22, diciamo, location nella mia vita. Ho giocato nel Nord Italia, Sud Italia, ho giocato all'estero e ho cambiato tante tipologie di giocatrici. Ognuno aveva la sua storia, la cultura. La cosa che mi premeva di più era capire bene che cosa intendevano le mie compagne come team, no? Perché ho avuto tante giocatrici che erano molto individuali, no? Avevano una mentalità individuale, loro facevano da anni una determinata tipologia di lavoro e non erano predisposte al cambiamento. Atlete invece che magari erano predisposte ma non avevano il coraggio di mettersi in gioco perché nessuno gli aveva mai dato voce o spazio. Quindi all'interno di un team, ripeto, il team non deve essere di tantissime persone, può essere anche di poche persone, ma quelle persone devono sentirsi importanti, perché quando una persona è importante all'interno del team dà sempre qualcosa di più, allena, no, il coraggio, allena la strategia, è un'arma in più. Quindi le aziende che sanno fare team sono aziende che hanno sempre una marcia in più, sia nei momenti straordinari anche nei momenti di grande difficoltà, perché si sentono responsabilizzate. Noi abbiamo in campo 6 giocatrici e una panchina dove magari non entra mai nessuno, no? Perché l'allenatore punta solo sulle titolari. Però attenzione, quando non dai valore alla panchina c'è il rischio che se una giocatrice o un'altra atleta non è in grandi performance debba necessariamente entrare un'altra atleta, e se quell'atleta non ha la fiducia, non si sente allenata, non si sente preparata, allora la squadra crolla. Quindi dare valore dalla prima all'ultima persona, non c'è il capo e l'ultimo arrivato. I grandi team sono quelli che danno voce e danno caratteristica e danno il concetto vero di quello che è la strategia dell'azienda. Poi il fatto di essere tutti d'accordo e tutti amici, ben venga. Io ho fatto parte di team dove magari io non avrei passato neanche 2 minuti con una mia collega di squadra, perché non era proprio il massimo della simpatia. Ma in quel campo io indossavo la stessa maglia della mia compagna e quindi per nessuna ragione al mondo avrei voluto rendere di meno, no? È quel senso di appartenenza che io dico sempre che vale più di ogni medaglia al collo. E quindi mai sbiadire quella maglia, perché è la maglia di chi ha investito su di noi, di chi crede a noi, e quindi non bisogna mai deluderla. Sì, anche perché poi direi che il concetto appunto che tu tiravi fuori del merito condiviso, cioè di questa capacità, no, di condividere con tutta la squadra, anche con la panchina, diciamo, per utilizzare appunto la metafora di cui tu parlavi, è fondamentale proprio per creare quel click, quel famoso clima, no, di cui tanto si parla, che non è una questione appunto di freddo o di caldo, ma di affiatamento, di condivisione degli obiettivi, eccetera, eccetera. E soprattutto quello che dovrebbe accadere, ma non sempre accade, è il mettersi a disposizione. Cioè, dimmi come ti posso aiutare, no? Tu, chiaramente, nel tuo ruolo di palleggiatrice, hai sempre, appunto, come insegnava Velasco, no? Questa cultura, appunto, che tutti parlano dell'alzata, no? Io la voglio un po' più così, la voglio un po' più così. Però, insomma, mettiamoci a disposizione, facciamo in modo, dimmi che cosa devo fare per fare in modo che tu possa rendere al meglio, vale per te, vale per gli altri. Sì, io parto anche dal presupposto che l'imprenditore, quindi io abbino l'imprenditore al capitano, no? Abbia il dovere di dare tutti gli strumenti a chi fa parte del proprio team, ma dall'altra parte anche il team abbia la sacrosanta necessità e voglia di mettersi a disposizione, perché non è sempre così.
Io ho visto imprenditori che hanno investito tanto sulle persone, che hanno dato coraggio, hanno dato voce e poi non hanno avuto la risposta, no, che si aspettavano. Purtroppo è la realtà anche questa, perché non vogliamo raccontare favole. Io ho fatto parte di team super performanti, ma anche di team che non hanno vinto nulla, proprio perché ognuno viveva nel suo mondo, ognuno non condivideva, e quindi anche se un leader cerca comunque di costruire, è anche facile dare voce a quello scetticismo e a quell'omertà che all'interno delle aziende succede, no? Io ho visto tantissime aziende dove tutto è perfetto, ma poi quando chiudi lo spogliatoio e entri dentro ci sono delle voragini di problematiche. Quindi è la capacità dell'imprenditore che per me è un idolo, perché è come essere il capitano. Io sono stata per tantissimi anni la capitana, ma ho avuto anche un fegato così, perché non è sempre semplice ascoltare tutti, capire tutti, allenare l'empatia, che non significa giustificare, però mettersi nei panni degli altri, ok? Però ci vuole anche una risposta delle persone che collaborano con noi, no? Un senso di responsabilità e anche di soddisfazione del far parte di quell'azienda. Quando io indossavo la maglia della squadra di Bergamo, che ha vinto tantissimo, per nessuna ragione al mondo avrei voluto giocare una partita pessima, no? Poi magari sbagliavo le mie partite, ma è la mentalità di come affrontiamo il periodo, no? Soprattutto questo periodo particolare, no? Di grandi dubbi, dove sembra che questa luce non venga fuori, ecco. Ma questa mentalità, se vista in maniera costruttiva, può essere utile affinché il team, in un momento forte di difficoltà, sia ancora più unito e coeso. Anche perché, come dicevi giustamente tu, noi adesso viviamo un momento storico nel quale davvero, insomma, questa pandemia ci ha colpito tutti sotto l'aspetto sia personale che professionale. Però diciamo, altrimenti gli imprenditori sono abituati ad affrontare nel loro piccolo, insomma, le loro piccole pandemie, chiamiamole così, all'interno delle proprie aziende, che sono le difficoltà quotidiane, appunto, di confrontarsi col mercato, le infrastrutture, l'accesso al credito, insomma, le mille difficoltà che gli imprenditori conoscono ogni giorno. Quindi però, ecco, bisogna essere preparati mentalmente a affrontare queste difficoltà, perché se uno è pronto, poi indipendentemente da quello che la giornata ti propone, tu, diciamo, sei orientato. E quindi ti chiedo, e questa è la domanda a $1 milioni, come si fa? Allora, partiamo anche dal presupposto che credo non ci sia stata una persona in questo mondo che si sarebbe aspettata una situazione così catastrofica. Quindi anche l'imprenditore più performante e con il piano A, B, C, D non avrebbe mai immaginato, ecco, un momento di così grande crisi. E poi, avendo anche un marito che è imprenditore, io sento proprio anche la responsabilità non solo del portare avanti l'azienda, ma anche nei confronti delle persone che lavorano con lui, no? Quindi è una doppia sconfitta. Quello che io dico è che, a mio avviso, il vero vincente non è colui che vince tutti i giorni. Il vero vincente è colui che trova un giusto equilibrio tra momenti esaltanti, di esaltanti vittorie, come può essere nel mondo mio sportivo, e un giusto equilibrio tra coccenti sconfitte. Quindi non abbattersi troppo quando le cose non vanno bene, ma neanche esaltarsi troppo quando le cose vanno alla grande. Quindi chi ha quel giusto equilibrio ha una mentalità vincente. Quindi in questo momento la costanza, il cercare di rimanere il più lucido possibile, no? Ricordiamoci sempre che siamo sempre dei punti di riferimento, le persone guardano noi, l'imprenditore ha anche questa carica, no? di dover proteggere, di dover far passare comunque dei messaggi positivi, anche quando dietro ha un milione di problematiche e di pensieri. Però io credo che la differenza lo faccia proprio nel contaminare, anche in un momento di grande difficoltà, dei feedback e dei concetti comunque di costruzione. Perché il piano B c'è, nessuno si aspettava questa situazione, ma comunque dobbiamo pensare che ripartiamo, e ripartiamo più forti, perché anche questa esperienza farà di noi delle persone completamente differenti e molto più resilienti rispetto a quanto non fossimo prima.
ha costretto, tra l'altro, insomma, tutto questo casino, chiamiamolo così, questa pandemia, ad accelerare probabilmente dei percorsi di cambiamento che, ad esempio, mi riferisco a questa modalità di fare, insomma, di incontrarci, perché noi eravamo abituati, chiaramente l'avremmo fatta in presenza un'iniziativa come questa, così come avremmo fatto in presenza tutte le migliaia di riunioni che abbiamo fatto in questo anno. Chiaramente da questo punto di vista, anzi da quando usciremo da questa pandemia in poi, avremo invece due opportunità, perché prima avevamo un'opzione sola, quella di vederci e farla in presenza. Adesso sappiamo che abbiamo gli strumenti anche per vederci e confrontarci attraverso questi strumenti. Però adesso mi sembra di aver capito che Maurizio dice una cosa, Fabio. Dice di studiare positività tutti i giorni, no? Perché quando tu hai detto che gli imprenditori c'hanno gli alti, i bassi, i picchi, no? Fanno un po' come le onde del mare. Questo è vero, perché noi come associazione di categoria li sentiamo. Cioè, ma è normale. Che stanno... ma è normale, l'imprenditore sereno e felice o è un folle oppure... Non esiste, o si droga l'imprenditore sempre eterno e felice oppure è un pazzo. Esatto. Però dall'altra parte, quello che sento io dai nostri imprenditori è che c'è dei momenti che vado da Dio, oggi ho guadagnato, ho venduto, poi dei giorni li chiami, come va? No, basta, chiudo. Cioè, questo è quello che succede a volte agli imprenditori. Invece è qui che deve scattare quella mentalità diversa, cioè delle difficoltà uno deve cercare di tenere fuori come opportunità. È quello che tu hai fatto nel tuo sport, è quello che tu hai fatto nel tuo lavoro da sportiva, perché poi è un mestiere fare lo sportivo, tutti non lo sanno, ma io non sono uno sportivo, tu lo sai che io sono un ciclista della domenica, vedo qui anche Andrea Tonti che è stato uno sportivo vero, non come me, che io gioco, ma è la realtà. Il fattore è questo, che è un mestiere fare lo sportivo, non è che ci si improvvisa, come è un mestiere fare l'imprenditore. E quando un collaboratore pensa che l'imprenditore è quello che vive bene, purtroppo, devo dire la verità, si sbaglia alla grande, perché si vive veramente male. Con tante soddisfazioni, ma a volte si vive bene, a volte però si vive male. Sì, questo è un momento in cui bisogna fare quel qualcosa in più che forse neanche noi ci aspettavamo, perché veramente tosto, soprattutto dal punto di vista emotivo. Io, nel mio piccolo, perché mi sembra veramente a volte di essere superficiale paragonare una partita di volley a quello che può passare un imprenditore, è follia. Però io penso a quando eravamo sotto 2-0 di fronte alla squadra russa, che era la più forte di tutti, quindi era scontato la sconfitta e tornare a casa. Ecco, fino a quando l'arbitro non fischia, la partita non è finita. Quindi con tutti gli strumenti che abbiamo, tanti o pochi che ci rimangono anche, e con l'energia che non dobbiamo mai perdere, perché io ho avuto un allenatore che mi ha sempre detto: ogni allenamento buttato via delle tue giornate è un essere lontano dal tuo obiettivo. Quindi io con questo ne ho fatto sempre tesoro. E quindi con tutti gli strumenti che noi abbiamo in questo momento, noi dobbiamo giocarci la nostra partita. Perché questa partita finirà. E quindi dobbiamo essere pronti mentalmente a gestirci il momento del post-pandemia e essere di nuovo incarreggiata con l'atteggiamento ancora più forte, senza dover... aver perso tanta energia che ovviamente questa pandemia ci ha portato, e produttivi ancora di più di quanto non lo fossimo stati prima. Io sono molto legato al mondo degli imprenditori, perché ho come punto di riferimento mio marito. Io ogni giorno lo carico, lo motivo e vedo i suoi alti e bassi, ma vedo anche una persona che comunque sia cerca di stare in partita e non si tira indietro. E io dico sempre, quando sono particolarmente giù di morale, perché non è che è una situazione solo degli imprenditori, è una situazione che appartiene a tutti. Allora, mollo domani, oggi no. Domani vediamo, mollo casomai domani. E poi domani me lo ripeto, no? Oggi non mollo, mollo dopodomani. E questo mi aiuta, no? Perché noi siamo i primi a ponerci limiti, ma siamo anche i migliori allenatori di noi stessi. Noi sappiamo dove possiamo andare, dove possiamo migliorare, e questa è una grande prova a livello sociale, no? Di quanto davvero siamo resilienti. E io penso sempre che per nessuna ragione al mondo vorrei dire che durante la pandemia, voltandomi, io ho gettato la spugna. No. Io me la sono giocata con momenti di grande sconforto, ma sono sempre stata lì e non ho mai mollato. E questo è un po' quello che stiamo facendo davvero tutti. Io approfitto per ricordare a tutti i partecipanti, siamo davvero un buon numero stasera,
che se volete porre domande, insomma fare un intervento, potete sia attivare il vostro microfono e quindi intervenire, oppure scrivere sulla chat, appunto chiedendo la parola, e ve la diamo senz'altro. Io rompiamo subito le cose. Io c'ho qui, tanto siamo tra amici, quindi lo possiamo fare. Abbiamo il nostro vicepresidente Torretti e il nostro vicepresidente Barchesi. Con Roberto Maurizio prima ci hai parlato, no? Che ci siamo anche presi un po' in giro perché ci sta. Ma invece vedo Mauro Barchesi, che lui è un amante della pallavolo, la segue molto più di me, la conosce molto più di me. Mauro, ci sei? Sì, ci sono, no? Stato ben a sentire Maurizio, eccetera. E è chiaro che gli argomenti trattati sono molto interessanti, eccetera. Quello che ha detto lei poco fa è stato quello che tutti i giorni do la carica a mio marito, no? Perché logicamente, essendo stata molto nella pallavolo, avendo avuto il ruolo di alzatore, è chiaro che il ruolo di caricare, di trovare continuamente stimoli tutti i giorni, perché loro fanno una media, correggimi Maurizio se sbaglio, delle volte 60-70 partite in una stagione. In una stagione ci sono 52 settimane, quindi trovare gli stimoli ogni volta di scendere in campo e tirare fuori il meglio, perché questa probabilmente è la soluzione, cioè dare sempre il meglio. Poi ci sta che puoi perdere una partita, ci sta che ne puoi perdere due, l'importante è che hai dato il meglio. Però il segreto è quello di riuscire a caricare questi atleti, che nel campo maschile no, sono piuttosto anche grandi, dagli stimoli giusti ogni volta, ogni partita e quant'altro. Poi ci sta il parallelismo con lo sport, dove localmente abbiamo la squadra, diciamo, della Lube, che è un sinonimo sport azienda, dove fino a un certo punto ha tirato probabilmente più lo sport ha tirato l'azienda dal punto di vista commerciale, da un punto di vista di marketing. Poi è chiaro che ottenere quei successi è stato fondamentale. Poi c'è anche un altro tema, magari che riguarda un pochettino più i discorsi locali, no? Che si fanno tante volte. E trovare gli stimoli vuol dire anche trovare dei presupposti affinché il campione si trasferisca a vivere a Civitanova Marche. Cioè, più volte abbiamo detto, no, nord, sud, adesso in questo periodo va in modo a dire le Marche sono il nord, fanno parte del nord o fanno parte del sud. Convincere questi atleti, oltre allo stipendio che chiaramente deve essere adeguato, però convincerli a portare la famiglia a vivere a Civitanova Marche piuttosto che a Milano, Roma o ad altre città, non è banale. E questo vuol dire che nella regione comunque ci sono gli stimoli giusti, i presupposti giusti per vivere bene, per vivere all'altezza anche per atleti che sono di un certo spessore. E d'altronde oggi la Lube è l'unica squadra, diciamo, a livello delle Marche che dice la sua a livello nazionale, e speriamo che la partita di ieri sia la prima delle tre della vittoria di questa finale scudetto. Tra l'altro, avevo detto che segue il che segue la pallavolo, cioè, è sul pezzo Maurizio Mauro, non è che scherza. Poi Velasco, tra parentesi, ha iniziato ieri, no? Il primo anno che è venuto in Italia, quindi era una palestra Carbonari dove ci vanno al massimo 200 persone a vedere il volley. Quindi da lì ha iniziato col giovane Beppe Cormio, che ha dimostrato da subito di avere naso sul volley, sulla pallavolo, che si è visto. Approfitto per ricordare a tutti gli amici collegati, insomma, che proprio Maurizio questa scelta nella vita l'ha fatta di coraggio, perché quando andò a giocare ad Agrigento, no, Maurizio, correggimi se sbaglio, ti avevano data anche un po' della pazza, forse. Sì, io poi sono sempre stata un personaggio, una piccola giamburrasca. Quando sono uscita di casa sono andata a giocare a Perugia, che sono 3 ore e mezzo da Carrara, io sono toscana. E mi sembrava di essere veramente anni luce lontana da casa. E ho sempre pensato che peggio di così non si poteva fare. E dopo aver pensato appunto a questa cosa qui, venni ingaggiata dalla squadra di Agrigento, quindi ancora peggio, perché per me andare in Sicilia a quei tempi poi, dove
raggiungere Agrigento significava farsi 2 ore di volo, arrivare a Catania, 2 ore e 40 di autobus, perché io non avevo neanche la patente, quindi io ero molto giovane. Abbiamo dei primi anni 90, giusto per inquadrarla. Con una ragazzina che non aveva neanche 20 anni, e quindi per me è stata la prima sorta di cambiamento forte, perché io non volevo andare ad Agrigento. Io dicevo: perché a me? Perché succede tutto a me, no? Invece poi ho ragionato e ho capito che quella società era l'unica società che aveva un panorama europeo, perché avrebbe giocato le coppe europee, quindi sarebbe stata un'opportunità per me di crescita. E quindi ho sposato questa decisione. All'inizio, insomma, mi sentivo un pochino relegata, perché insomma era un mondo completamente diverso, ma anche da quell'esperienza, che per me è stata veramente tosta e difficile, sono riuscita a trovare dei frutti incredibili, perché ho scoperto una regione incredibile, un team che ha creduto e ha puntato tanto in me, e sono cresciuta nella difficoltà, perché avrei preferito un club magari forse più blasonato, più vicino a casa, le cose più semplici, ma le cose più semplici sono sempre quelle più pericolose. Io ho sempre preferito le strade un pochino più difficoltose e tortuose per raggiungere l'obiettivo, perché quelle troppo semplici, secondo me, avevano sempre dietro una piccola trappola. Quindi il mio percorso è sempre stato un percorso non semplice, perché un atleta cambia tante città, e quindi quando cambia città deve rimettersi in gioco, deve conquistare la fiducia del team, deve mettersi davvero in luce con tutti i valori che ha acquisito, no? E quindi non è semplice. Il fatto di cambiare in continuazione è un qualcosa che ti destabilizza, no? Però il cambiamento, lo dice la parola stessa, è quello che stiamo attraversando noi, cambiare la nostra mente, no? Noi abbiamo una realtà in cui è tutto differente da quello che abbiamo vissuto in passato, ma la stiamo gestendo, siamo già cambiati. E quando mi parlano di leadership, io dico sempre che tutti noi oggi siamo dei grandi leader. Forse prima non eravamo, perché tutti noi abbiamo dovuto cambiare strategia, cambiare mentalità, metterci in gioco, gestire i dubbi, le paure, i momenti di sconforto. E l'abbiamo fatto, chi meglio, chi peggio. E siamo inevitabilmente usciti dalla nostra zona di comfort, no? Perché assolutamente. Poi... comfort ce n'è veramente poco in questo periodo. Sì, siamo assolutamente usciti. Io vorrei approfittare, insomma, della presenza di un altro campione stasera che è qui con noi, Andrea Tonti, che insomma lui oltre a essere stato appunto un grande ciclista professionista, è uno che si è messo sempre a disposizione della squadra. Andrea, vuoi darci anche tu un contributo magari in questo dibattito che stiamo mettendo in piedi questa sera, visto che tu da ex professionista ora sei imprenditore? Quindi hai vissuto davvero, sei l'esempio di magari che quello che stiamo dicendo si può effettivamente fare. Grazie, buonasera a tutti. Stavo meglio prima comunque, stavo meglio prima da atleta, era molto più semplice. Pensavo che di là era più facile, invece non ci ho capito nulla, però la vita di sportivo... Perché vai in bicicletta con me, ecco perché non ci ho capito nulla, è quello il problema. Comunque, a parte le battute, saluto Maurizia, che da sportivo non potevo non seguire. Poi volevo anche dire che ho avuto il piacere di pedalare insieme a Bernardino, che lei sicuramente conoscerà molto bene. E quindi abbiamo assolutamente avuto... perché poi lui, da buon brasiliano, non mollava mai, era proprio l'esempio di resilienza totale. Esatto, Bernardino, per chi non lo conosce, penso attualmente l'allenatore più titolato al mondo a livello olimpico, è un allenatore di pallavolo femminile, se non sbaglio, giusto? Sì. Ciclista anche lui, gran motivatore, una grandissima persona che parla poi benissimo italiano, perché penso abbia allenato anche lui a Perugia, quindi un trascorso molto forte in Italia. Mi sono appuntato un paio di cose che ho ascoltato da Maurizio, che sono sempre attinenti comunque nello sport, nella pallavolo, ma anche nel nostro mondo delle due ruote, che è quello insomma di non mollare, no? mollo domani, dicevi prima nel tuo racconto, diciamo a volte neanche domani posso aspettare magari anche quei 5 secondi in più nell'attesa che l'avversario crolli, e quindi nella storia insomma anche del ciclismo, delle grandi vittorie, delle gesta dei campioni sono proprio degli attimi
dove si è al massimo dello sforzo, al massimo della sofferenza, e diventa più una questione mentale più che fisica, di superare quella soglia del dolore, che è un dolore che non neanche ascolti più, e talmente sei invaso di acido lattico, ma solamente con la forza mentale che ti permette di aspettare quel tanto che crolli l'avversario. Poi quando vedi un metro, due metri di distanza tra te e lui, diventa tutta discesa davanti, neanche la salita. E questa è proprio una questione mentale, che il fisico, il cervello, a volte con l'endorfina e l'adrenalina scatena delle situazioni, penso anche scientificamente, poco giustificabili, ma è la pura verità. E poi un'altra nozione importante, che questo dico sempre a Michele quando tenta di battermi, che l'arrivo è sempre dopo la riga bianca, e quindi non c'è mai non bisogna mai mollare fino a che il risultato non è stato portato a casa. E quindi questo anche chiaramente in ambito aziendale, quando sembra che tutto vada bene, dico sempre: aspettiamo a gioire, aspettiamo a dar per scontato quello che sembra ormai fatto, perché finché non c'è la riga bianca che la oltrepassiamo, non siamo arrivati. Quindi la gestione del team, della squadra e del gruppo, che hai fatto poi quella similitudine molto azzeccata, che un gruppo non è un team, non è una squadra. Quindi a volte ci troviamo attorno a un bel gruppo, e nel momento in cui pensiamo invece che fosse squadra, ci scopriamo che non è una squadra, è un insieme di persone che non remano nella stessa direzione, e a volte ce ne accorgiamo tardi. A volte questa situazione anche di difficoltà ci ha fatto magari scoprire che una squadra non eravamo, o che nella nostra squadra ci sono anche degli elementi che magari non fanno parte del team. Quindi tante similitudini anche che ho avuto piacere di ascoltare, di rivedere condivise anche in altre attività. Quindi grazie Maurizio di queste nozioni, spero che tutti ne facciano insomma tesoro. Grazie Andrea per il tuo intervento. Io ho una curiosità, Maurizio, che se riusciamo un po' a ragionare anche su questo aspetto, no? Il gap generazionale, perché poi tu chiaramente, quando hai detto, insomma, hai cominciato, sei uscita di casa giovanissima e sei trovata in squadra con atleti sicuramente molto più grandi, molto più mature, poi sei cresciuta tu e quindi ti sei trovata in squadra invece delle ragazze che chiaramente erano di un'altra generazione. Inevitabilmente in azienda succede un po' la stessa maniera, perché c'è la persona esperta vicina, diciamo, all'età della pensione, e poi c'è il giovane appena arrivato che chiaramente ha tutt'altre idee, è magari più insofferente a un certo tipo di disciplina, eccetera eccetera. Lì che cosa si può fare? Dunque, io parlo della mia esperienza. Quando sono arrivata in un team di Serie A, io mi sono scontrata contro una realtà che non neanche immaginavo, perché pensavo di essere la giocatrice più forte, con tutta l'energia e l'entusiasmo di una quindicenne, e di fronte a me avevo atlete che avevano già vinto, convinto, giocato Olimpiadi. Quindi la prima cosa che mi hanno fatto capire è che prima di parlare dovevo dimostrare. E quindi questa è stata una grande lezione di vita, perché io mi sono resa conto che dovevo necessariamente mettermi in funzione della squadra. Quello che ho fatto io poi, quando sono diventata, diciamo, veterana e capitana, è stata la stessa cosa con un altro occhio, cioè dare gli strumenti ai giovani affinché capissero velocemente qual era la mentalità del team. Io parlo di mentalità del team, quella della nazionale, una nazionale che all'inizio era una nazionale di atlete che non portavano a casa risultati, e che poi invece è diventata una nazionale che ha vinto tanto, ha vinto, ha convinto, e ora è tra le più forti al mondo. Che cosa è cambiato? Lo scetticismo, le lamentele, gli alibi e la voglia e la capacità di saper delegare anche a chi aveva meno esperienza, perché chi ha meno esperienza ha più bisogno di allenare queste capacità, perché sono utili e indispensabili all'interno del team. Quindi solo che il problema resta, direi, no? Perché poi tanto le generazioni si evolvono e diventa tutto inevitabilmente difficile. Quindi di fatto siamo noi, no? Con il nostro atteggiamento, a doverli includere, giusto? Certo, perché se tu dai l'esempio, se tu come capitana dai l'esempio, che da atleta forse più blasonata, ti metti a servizio della diciottenne che entra in squadra e che non ha più pallida idea di cosa significa giocarsi in Olimpiade,
e gli dai le nozioni, gli fai capire che deve gestire lo stress, la paura, il timore di sbagliare, il saper rischiare, gli dai un supporto in più, questo atleta imparerà nel suo piccolo a diventare un atleta che sarà poi un esempio per le altre generazioni. E quindi è un'eredità, una sorta di contaminazione. Quando c'è questa mentalità all'interno dei team, tutto fila, non dico sempre liscio, perché poi troverai sempre quella che non ha voglia di collaborare, però se il comune denominatore è voglia di crescere insieme, a prescindere che ci sia la più grande giocatrice o quella che ha vinto meno di tutti, quello è il fattore che fa sì che un team possa andare avanti. Perché sennò poi il team si sfinisce, no? Giocano le giocatrici più forti, quando è finita la loro carriera arrivano le altre che non sanno neanche come muoversi, perché non hanno mai avuto feedback, io dico non solo dal coach, ma proprio dalle squadre, dalle persone che fanno parte della squadra, del team. È anche vero che poi le cose sono molto cambiate. Io mi ricordo quando ero ragazzino, io la prima convocazione in prima squadra portavo i palloni, l'acqua, cioè adesso no, i giovani non fanno più così, perché a parte che sono cambiate anche le regole. Però, ma io racconto, guarda, una storia, un episodio mio proprio personale, di aver avuto, perché io ho vinto tanto, è vero, ho vinto tantissimo, sono una tra le atlete che ha vinto forse di più nell'ambito pallavolistico, però ho anche perso tanto, e ho avuto anche un allenatore che all'apice della mia carriera mi ha tolto completamente la fascia di capitano, mi ha detto che ero vecchia, io avevo 27 anni, quindi insomma io non so quanti ci stanno seguendo, però insomma per lui a 27 anni io ero già finita. E cosa faceva? Mi faceva allenare pochissimo, io ero fino a quel momento la capitana, mi tolse la fascia da capitana, e mi rilegò, diciamo, neanche a una sorta di panchina, ma nella gestione proprio dell'organizzazione della pulizia del palazzetto. Quindi io avevo questo secchio dell'acqua con dentro il detersivo e all'occorrenza dovevo pulire il palazzetto. Qualcosa di assurdo, ok? Qualcosa alla quale avrei dovuto dire, guarda, vai avanti te, io me ne ritorno a casa. Io sono rimasta lì per quel senso di appartenenza, per le mie compagne, perché sapevo che la vita è fatta di cicli, ci sono cicli in cui tutto va molto bene, ma ci sono cicli in cui bisogna anche gestire le cose che non vogliamo, no? E quindi per nessuna ragione al mondo avrei voluto prendere e andarmene via. Sono rimasta lì, ho pulito il mio palazzetto con un odio incredibile nei confronti del mio allenatore, perché poi siamo umani, no? Lui mi aveva proprio tolto la fascia e mi aveva messo a pulire il palazzetto, però sono rimasta lì per quel concetto proprio di mentalità vincente, saper gestire i momenti straordinari, ma saper gestire anche con equilibrio quelli che veramente ci fanno perdere la bussola, ecco. E sono rimasta lì per diversi mesi. L'anno successivo sono andata in Spagna perché volevo riacquistare tutta la fiducia che lui mi aveva tolto, e ho vinto una Champions League, tra l'altro contro un club italiano, quindi mi sono rimessa in gioco in una situazione veramente a livello anche emotivo e personale molto tosta, perché avevo perso davvero tanti punti, tante sicurezze, la palleggiatrice ha bisogno sempre del contatto, poi ero la capitana, quindi avevo perso tanto, però per nessuna ragione al mondo avrei voluto permettere a qualcuno di rovinare tutto quel percorso che avevo fatto con tanto sacrificio, con tanto sacrificio. Io credo che, a parte Mauro Barchesi che sa tutto di pallavolo e altri due o tre iscritti che ho visto scorrendo i nomi, in pochi sanno che appunto si riferisce a Marco Bonitta, che era appunto l'allenatore. Giusto per essere discreti, non lo volevo nominare, però insomma. Infatti, ma lo dico io, senza nessun problema. Vedevo il nostro vicepresidente Roberto Torretti, insomma, che annuiva, un po' sorrideva. Insomma, Roberto, che impressione ti sei fatto di tutta questa lezione, insomma, formazione, incontro, chiacchierata? Che ci dici? Buonasera a tutti, ciao Maurizio di nuovo. Ciao. L'argomento mi prende molto, fin da subito mi ha interessato quello che ha detto Maurizio, e sono stato preso anche dagli interventi che sono susseguiti. C'è da fare un gran parallelo tra l'imprenditoria e lo sport. È una cosa che ribadisco da sempre, essendo io nel mio piccolo uno sportivo, diciamo, tra virgolette, è uno sportivo. Io direi un forte sportivo, no? Perché dobbiamo dirlo, te sei un forte sportivo, dopo no. Te dici di no, ma te Andrea Tonti lo stai mettendo nel mirino per superarlo. Andrea ride, ma
è la verità, di la magari, verità. Magari, magari, assolutamente, assolutamente. Per me lo sport, vi rubo un attimo, è stato sempre un, ripeto, un parallelo alla vita lavorativa, perché nel lavoro ho cercato sempre di raggiungere degli obiettivi, mi sono messo degli step sempre più alti, e lo stesso ho fatto nello sport. Diciamo che non ho mai fatto sport sbagliando, sicuramente, per il semplice benessere psicofisico, ma perché ero preso da un po' di senso agonistico, da voglia di raggiungere qualcosa, ecco, di costruirmi qualcosa. E lo stesso ho fatto nel mio lavoro. Ma detto ciò, ci sono state cinque situazioni negli interventi di oggi che mi hanno acceso delle lampadine. Dal primo intervento del presidente nazionale Casasco, quando parlava di conoscenza, dall'intervento del presidente regionale Giorgetti quando parlava di fare squadra a livello marchigiano, oltre che a livello, ecco, locale o nazionale, poi quando te, Maurizio, hai parlato sia di cambiamento che di fare team tra gli elementi più forti della squadra e quelli meno forti, diciamo. E poi quando il nostro direttore parlava degli imprenditori, che un giorno li sente a mille e il giorno dopo li sente demotivati, e per ultimo anche l'intervento di Andrea Tonti quando diceva, ricordava al nostro direttore che anche se vince uno scatto, il traguardo magari è distante, quindi non puoi bruciare l'energia subito e l'entusiasmo non deve farti credere che sei arrivato. Queste sono tutte situazioni che veramente un imprenditore vive giornalmente e mette in campo, però è proprio questa la bellezza di cui noi dobbiamo riuscire a far tesoro, e io personalmente cerco in tutti i modi di trasmetterlo ai miei figli. Cioè, cadi continuamente, ma non finisce lì. Quando il presidente Casasco parla di conoscenza, quindi trasferire la propria conoscenza agli altri, è così che diventi leader, ma tu per trasferire la tua conoscenza devi essere convinto di quello che fai, devi esserne convinto fino in fondo, altrimenti non sei un leader. Se vendi un prodotto devi crederle in quel prodotto, altrimenti non lo venderai mai a nessuno, può essere accattivante quanto vuoi. Il fatto di fare team, come diceva il presidente Giorgetti, è fondamentale in un momento come questo. Da soli non si va da nessuna parte, ma questo come imprenditori, come associazione, come Confapi ci abbiamo creduto moltissimo. Il nostro direttore è stato capace, adesso do un plauso anche a lui, in piena pandemia, di fare associati, quando veramente ogni giorno ci alzavamo dal letto al mattino non sapendo dove sbattere la testa, perché non c'era prospettiva per il nostro lavoro, per i nostri dipendenti, per le nostre aziende. Per quanto riguarda il cambiamento che diceva Maurizia, io personalmente lo reputo una scintilla che ogni giorno mi anima, perché se dovessi ripetere giornalmente le stesse cose o cercare di raggiungere o gli stessi obiettivi o spostarmi di poco, non sarei motivato, non riesco, magari in passato ero motivato, dopo si va, no, nel discorso della zona comfort e tanti altri discorsi attinenti a ciò, ma non riuscirei a motivare anche il mio team, i ragazzi che lavorano con me, oppure persone con cui vorrei collaborare, se non riesco a avere nella testa il sinonimo del cambiamento. E soprattutto nelle squadre, come diceva prima Maurizia, cioè è facile far bella figura a quelle forti, alle atlete forti, ma lì il vero leader è quello che riesce a coinvolgere magari chi ha un ruolo secondario, ad esaltare quel ruolo lì, far capire che è fondamentale per la riuscita della partita, per la riuscita dell'obiettivo, per raggiungere il budget del fine anno. E poi chiudo col discorso di Andrea, che diceva del traguardo, che è sempre un pochettino più là di come noi ce lo immaginiamo. A volte ci sembra di aver raggiunto l'obiettivo e
perlomeno parlo personalmente, e quell'entusiasmo lì è talmente forte che dura come una candela, dura un attimo. Allora riuscire a gestire questo entusiasmo, magari facendolo essere un volano per proseguire, perché l'obiettivo è sempre un po' più distante, può aiutare noi e soprattutto il nostro team e la nostra squadra. Concludo qui, spero di non avervi annoiato, però mi ha colpito molto questi vostri interventi. No, non ci hai annoiato, anche perché tu c'hai un figlio che sta diventando un campione dello sport, no? Spero. L'importante è che diventi un bravo uomo e un uomo onesto, poi dopo il resto verrà da sé. Questo è vero. Ci abbiamo anche il presidente Simone Brutti della Tommassoni che ci segue, che pure lui è uno sportivo. Simone, non ti fa che te nascondi, ecco, anche perché sei alto come Maurizia, quindi puoi parlare tranquillamente. Assolutamente. Anzi, io approfitto, faccio una domanda, cambio un pochino il discorso e lo porto più nella mia zona abitudinaria. Il rapporto tra lo sport e l'alimentazione. Maurizio, non ti sentiamo, devi accendere il microfono. Sì. Facciamo un corso a parte forse però su questo. No, perché è molto buffo questo episodio, nel senso che io ho sempre pensato, da anni ho sempre, per più di 25 anni ho sempre mangiato come, mi sono sempre alimentata come una professionista proprio top, perché avevamo in nazionale ovviamente il dietologo e sempre una cucina, una cura, un'attenzione, no, nell'alimentazione. Io ho sempre pensato, quando smetterò di giocare finalmente mangerò tutto quello che non mi è mai stato permesso di fare. Invece la cosa particolare è che quando io ho smesso di giocare ho continuato con questa alimentazione sportiva, no? Quindi questa cultura di alimentarsi bene per rendere meglio e per avere anche attenzione nei dettagli, no? Quindi io mi immaginavo che a fine carriera avrei aperto il mio mondo a tutte le cose che non ho mai potuto mangiare durante la mia carriera, perché è logico che prima di una partita non puoi farti una lasagna o mangiare qualcosa che ovviamente implica poi la tua gara in campo. E ho mantenuto invece la mia mentalità di sportiva anche dal punto di vista alimentare, ahimè, durante il dopo volley. Grazie Maurizio, noi siamo quasi in conclusione. Io direi, se vogliamo riuscire a sintetizzare magari in due o tre punti, sono quelle cose che magari vogliamo provare a mantenere, no? Rispetto a questa chiacchierata, gli spunti sono stati tanti, anche Roberto Torretti ha provato a sintetizzarli e ha sottolineato sicuramente alcuni importanti. Dacci tu, insomma, due o tre spunti su cui riflettere, diciamo, dalla fine della riunione, insomma, in avanti, fino alla prossima volta che ci vedremo, speriamo in presenza. Sì, io ci ho pensato tanto. Io penso che la parola chiave è quella alla quale tengo di più e che ripeto tutti i giorni sempre a mio marito, è di non perdere mai quella passione e di ritornare a pensare a quando abbiamo intrapreso la nostra attività, no? Imprenditoriale, a tutti i nostri sogni, a tutti i nostri obiettivi, che forse in questo momento possono essere anche un po' sfocati, però quella passione deve rimanere viva, e se in questo momento l'avete un po' più sbiadita, cercate di tenerla ancora più forte, soprattutto ora. Poi si molla fra qualche giorno, perché poi non si mollerà. Però cercate di ridarvi energia, ed è quello che dico tutti i giorni, perché è stata la passione che ha contraddistinto i nostri giorni e il nostro percorso di vita, no? Chi per un motivo, chi per un altro. E poi allo stesso tempo il fatto di essere coerenti, perché a volte per me la coerenza è che per essere dei buoni leader dobbiamo credere fermamente in quello che stiamo facendo, nei nostri progetti. Quindi quando perdiamo la fiducia, quando perdiamo la nostra passione, questo arriva alle persone che sono a fianco a noi, no? E quindi in un certo senso involontariamente si crea questo clima di grande disagio. Quindi cerchiamo di essere coerenti, avendo il nostro obiettivo e tenendolo bello saldo e fermo, soprattutto ora. E allo stesso tempo tenere chiara quel concetto che vi ho detto all'inizio, dell'essere vincente, che non significa vincere tutti i giorni perché saremo antipaticissimi e perché il vincente non vince mai tutti i giorni, ma di trovare quel giusto equilibrio tra
vittorie e sconfitte. Quando troverete, sapete gestire, soprattutto in questo momento di grande disagio, allora avremo tutti una mentalità vincente. Io non ho la mentalità vincente, perché io oggi sono madre di due bimbi con la didattica a distanza, a volte vorrei strapparmi i capelli e dico la mentalità vincente, la prendo e la lancio. La passione non ce l'ho più, voglio sparire perché mi viene l'esaurimento. Però è proprio lì che dico, no Mauri, ora non puoi mollare, molli domani. E ogni giorno vado avanti, sempre tenendo molto, molto forte questo concetto. Noi siamo gli artefici della nostra vita. Questo momento tosto, ma dobbiamo tenerlo come un tesoro, sicuramente non straordinario, ma di esperienze fatte in un momento di grande difficoltà. È un grande in bocca al lupo, perché per me fare squadra è anche questo, è motivare e cercare di far passare questa energia che io ho e di pensare sempre alla vostra maglia, no? Della vostra azienda e a non fargli perdere il colore, deve rimanere sempre bello vivo. Grazie Maurizio, grazie tante per la tua partecipazione, insomma il tuo contributo. Ovviamente ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti. Questa iniziativa rientrava all'interno dell'ampio prospetto di formazione che la Confapi porta avanti con il ciclo appunto dei giovedì di Confapi, e quindi insomma adesso c'è la nostra Barbara Orazzi che sta lavorando alacremente anche al prossimo programma, giusto Barbara? Facciamola vedere, se ti vuoi avvicinare. Volevo anche, se mi permettete, fare un grosso in bocca al lupo a tutte le donne imprenditrici che in questo momento, da tutto quello che vediamo, sono state le grandi vittime di tutta questa pandemia. E forse perché sono donna, forse perché sono madre, ricordiamoci che abbiamo un'energia incredibile e non fermiamoci al primo ostacolo. Siamo molto più forti e siamo molto meglio di quello che pensiamo di essere. Quindi in bocca al lupo e non molliamo. A questo proposito, nulla agli uomini, che poi iniziano a dire no, ti fa però sono una donna di squadra al femminile, quindi io ho una predisposizione. A questo proposito, Maurizio, ti farei un invito, perché all'interno della Confapi noi abbiamo anche il gruppo donne, le nostre donne imprenditrici. Assolutamente. Appena si potrà, potremo organizzare qualcosa con il nostro gruppo donne. Vedo qua collegata Marisa, che è sicuramente un membro importante di questo gruppo trainante all'interno di Confapi. Mi piacerebbe poter organizzare qualcosa anche per dar vita alle nostre donne imprenditrici, che poi, come hai appena detto, sono anche mamme. E quindi... Con la didattica a distanza, con tutte le interrogazioni, e noi siamo lì presenti. Però non ho mollato. Presenza, ragazzi, perché io ho bisogno di vedere le persone, perché se continuo così non ci sarà né più passione, niente, arriverà un fantasma, ecco, ve lo dico proprio col cuore. Bene. Allora, io propongo farti socia onoraria del nostro club di donne di Confanza. Tu hablas español o qué? Soy española. Bueno, es que yo tengo casa en Palma de Mallorca y amo a España. Bueno, pues vamos juntas. Que claro que sí, anda ya. Vabbè, dai, ricompriamo il Pata Negra la prossima volta. Assolutamente. Bene, grazie. Grazie, grazie. Spero di essere stata una bravissima, bravissima. Speriamo di poterci rivedere presto in presenza. Grazie a tutti, un grande saluto. Buon lavoro, ciao. Ciao, ciao. Ciao Maurizia, grazie a tutti, buona serata. Ciao a tutti.